Ricetta lampo con rotolo di pasta per focacce già pronto. Ingredienti: 2 rotoli di pasta focaccia già pronta, 50 g di parmigiano e 50 g di pecorino messi insieme, mischiati per bene, pepe e olio e un goccio d'olio. Come prima cosa, come già detto, misceliamo pecorino e parmigiano. Aggiungiamo del pepe e mischiamo. Srotoliamo la pasta pronta per focaccia. Tagliamo in 8 pezzi la base per focaccia. Una delle due basi la arrotoliamo come se volessimo fare dei cornetti. Dopodiché imburriamo una teglia di 25 centimetri e cominciamo a posizionare i cornetti che abbiamo, i cornettini che abbiamo fatto con la pasta della focaccia già pronta. La seconda sfoglia la andiamo a preparare facendo così. Intrecciamo. E posizioniamo negli spazi rimasti le trecce che stiamo preparando. Mi sono lasciata per ultimo un pezzettino di impasto e lo metto al centro. Vado a spennellare. E adesso verso abbondante mix di formaggi, come già detto in precedenza, pecorino e parmigiano, pepe. È pronto, vado ad infornare a 180 gradi in forno statico, 170 forno ventilato per 25-30 Eccola qua. minuti. Dopo mezz'ora è pronta. È buona, sfiziosa e è indicata anche da servire con un antipasto d'affettati tipo prosciutto, mozzarella, un antipasto di terra. È buonissima veramente. La lascio raffreddare un attimino e la tolgo dallo stampo. Eccola qua sotto come viene. E adesso la rigiriamo.